Ciao a tutti! Oggi prepareremo i panini per hamburger. Il tempo di preparazione della ricetta è di 4 ore circa. Gli ingredienti sono latte, lievito di birra fresco, zucchero, burro, farina di tipo manitoba, farina di tipo 00, uovo, sale, miele e per decorare semi di sesamo, latte e uovo. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte, il miele, il lievito e lo zucchero. Ed azioniamo il bimby per 3 minuti. 37 gradi, velocità 3. Aggiungere la farina di tipo 0, 00, scusate. La farina di tipo manitoba. L'uovo. Il sale. E il burro. E facciamo impastare per 6 minuti in modalità spiga. Trasferire in una ciotola, coprire con pellicola trasparente e riporre in forno spento per almeno 2 ore. Trascorso il tempo, l'impasto è ben lievitato, dividiamolo in pezzetti da 80 grammi ciascuno. Dopo aver diviso l'impasto, formare i panini. Posizionarlo su una teglia rivestita con carta da forno e continuare così per tutto il resto dei panini. Dopo aver formato i panini, lasciamoli lievitare in forno spento per 1 ora. Trascorso il tempo, abbiamo ripreso i panini dal forno, adesso li spennelleremo con l'uovo e il latte. Spolverizzare con i semi di sesamo. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 15-20 minuti circa. I panini sono cotti, serviamoli. Panini per hamburger, morbidissimi. Grazie e alla prossima ricetta!